Artemisium Web TV, Sant'Agata sia nel mondo qui dal Castello Imperiale di Sant'Agata di Puglia oggi con il Claudio Polignano, il responsabile del progetto Alter Energy, presentato oggi qui a Sant'Agata di Puglia con un primo forum di introduzione su un progetto che ha sicuramente una vision internazionale ma che avrà appunto un progetto pilota proprio qui nella nostra piccola comunità, un progetto di ampio respiro che ha quali obiettivi generali e quali i benefici attesi per la popolazione appunto dove questo progetto poi si attua. Alter Energy è finanziato da un programma comunitario, un programma che favorisce l'adesione dei paesi non membri dell'Unione Europea per diventare appunto stati membri. Coinvolge 8 stati, 18 organizzazioni partner rappresentate prevalentemente da istituzioni pubbliche, ministeri, autorità centrali, agenzie specializzate sul tema dell'energia. L'obiettivo è quello di creare una comunità con regole comuni per favorire e promuovere le energie rinnovabili nello spazio adriatico, promuovere il risparmio energetico attraverso un approccio che prevede anche la partecipazione dei cittadini. Abbiamo voluto concentrare l'attenzione sulle piccole comunità, quindi al di fuori dei grandi impianti, delle grandi multinazionali, ma con un approccio più locale che veda il cittadino, le piccole comunità come i protagonisti del loro sviluppo. Una cooperazione internazionale che vede diverse partnership, in particolare due progetti pilota si articoleranno in Albania e in Puglia, qui appunto a Sant'Agata. Quali saranno diciamo così, gli aspetti tecnici che investiranno la popolazione di questi comuni, di queste comunità sotto i 10.000 abitanti? Sant'Agata è stata selezionata grazie a un avviso di manifestazione di interesse cui hanno risposto circa 20 comuni pugliesi al di sotto dei 10.000 abitanti. È stato scelto Sant'Agata in virtù di un complesso di caratteristiche che caratterizza il territorio di Sant'Agata e grazie al fatto che già oggi Sant'Agata è un comune che si può definire virtuoso per l'utilizzo delle energie rinnovabili. Dal punto di vista concreto, questo significa aver scelto una comunità dove realizzare interventi concreti, un progetto pilota che prevede un mix di interventi per il risparmio energetico e per la produzione da fonti rinnovabili e che veda al centro dell'attenzione la comunità di Sant'Agata, i cittadini tutti. In vista degli obiettivi di Europa 2020, diciamo un approccio realmente pratico perché ci saranno questionari, laboratori, ne vediamo oggi uno pratico qui anche di sensibilizzazione per la popolazione più giovane con i bambini, quindi proprio tutta una serie di iniziative concrete per non solo sensibilizzare ma cominciare a ragionare in ottica di risparmio non solo energetico ma anche economico. Assolutamente sì, la sostenibilità non è soltanto di carattere ambientale ma anche di carattere finanziario ma anche di carattere sociale. E partendo da questo angolo di visuale abbiamo voluto coniugare gli aspetti di carattere scientifico, gli investimenti che materialmente per un ammontare complessivo di circa 2 milioni e 200 mila euro saranno realizzati qui a Sant'Agata, li abbiamo voluti coniugare anche con attività di tipo immateriale affinché i cittadini e soprattutto i ragazzi, i giovani, i bambini comincino sin da ora ad essere sensibilizzati sul tema del risparmio energetico. In questo senso le attività teatrali, il coinvolgimento appunto dell'attività teatrale come una sorta di stimolo per tutti e soprattutto per i più piccoli ad assumere comportamenti responsabili sin da piccoli. Grazie Claudio Polignano e alla prossima qui a Sant'Agata di Puglia. Sant'Agatesi nel mondo ancora qui nella corte del Castello Imperiale per la presentazione del progetto Alter Energy con Nadia Rinaldi, neo eletta consigliera comunale e neo assessore ai lavori pubblici. Il comune è parte integrante di questo progetto anche per far interfacciare la popolazione con le modalità pratiche poi di gestione. Sì, il comune infatti si diventa proprio il collante tra l'ente regionale, il servizio europeo e la cittadinanza. Infatti il progetto è incentrato proprio sullo sviluppo e il miglioramento delle energie sostenibili e delle fonti rinnovabili ed è Sant'Agata è diventata parte integrante di questo progetto pilota a livello europeo di cui fanno parte anche 18 partner internazionali. Infatti oggi nell'evento che si è avvenuto poco fa abbiamo ospitato una delegazione turca, infatti ci sono assessori dell'ambiente e delegati appunto di una piccola cittadina come la nostra proprio per vedere in un altro paese come ci si può interfacciare con la popolazione e infatti il comune diventa, come ho già detto, il collante tra il progetto e la popolazione stessa. Grazie Nadia.
Artemisium Web TV, Sant'Agatese nel mondo, presentazione del progetto Alter Energy qui a Sant'Agata, un progetto internazionale che vede anche la partecipazione di una delegazione turca. Abbiamo qui appunto vice sindaco, governatore appunto direttamente dalla Turchia. Noi siamo una web TV e appunto l'occasione fortuita di incontrare altre culture. Volevo chiedere appunto ai nostri ospiti dalla Turchia appunto quali sono secondo loro i punti di forza di questo tipo di progetti di energia imposti in comunità così piccole, il loro punto di vista sull'Italia. Sizlere buradaki bugün gördüğünüz deneyimde enerji buradaki enerji projesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Buradaki İtalya'daki deneyimleriniz ne oldu onu soruyorlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz Amasya, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden Amasya'dan bir ekip olarak geldik. Burada sadece yenilenebilir enerji ya da enerji çeşitliliği ile ilgili değil, başka konularda da araştırma yapmak üzere Bari bölgesi ya da Poblia bölgesinde Bari ve diğer şehirleri gezerek burada olan tecrübeleri görmek ve bu tecrübeleri gidip kendi ülkemizde paylaşmak üzere gelmiş olduk. Evet, buyurun. Noi veniamo dalla Turchia e in particolare di una provincia, Amasya. Io sono vice governatore della provincia di Amasya, noi siamo venuti qui nella regione di Puglia, abbiamo fatto delle visite al capoluogo Bari e non facciamo soltanto delle ricerche sulle vostre esperienze sul campo di energia, ma in diversi settori e cerchiamo di portare questa vostra esperienza anche a casa nostra. La cooperazione internazionale è fondamentale non solo per i progetti riguardo all'energia, ma anche per un incontro, uno scambio tra culture. Oggi avete visitato il nostro piccolo paese che sicuramente vi ha lasciato delle impressioni. Quali? Diyor ki buraya tabii ki uluslararası işbirliği çok önemli. Siz de başka bir ülkeden geldiniz, bizim bu küçük belediyemizi ziyaret ettiniz. Eminim bir takım izlenimlerimiz olmuştur. Bu gezinizde ne izlenimlerle karşılaştınız? Ben genel olarak şunu söyleyebilirim. İtalya ve Türk halkı birbirine çok benzer halklar. Aslında ortak kültürel mirasları da var. Biz sadece Sayın Valim'in dediği gibi enerji meselesiyle ilgilenmiyoruz. Aynı zamanda bu proje kapsamında eğer karşılıklı kültürel alışverişi de temin edebilirsek bu her iki halk için de faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Io in generale posso dire che abbiamo visto che il popolo italiano è molto vicino al popolo turco, infatti siamo molto contenti di verificare questa cosa. E noi oltretutto abbiamo anche un importante patrimonio culturale in comune e anche fra gli scambi delle esperienze io credo che anche gli scambi della cultura sarà molto utile sia per noi che per voi. Grazie mille anche alla nostra interprete e ai nostri delegati. Buon ritorno in Turchia e buon viaggio qui in Italia. Bu misafirperverliğinizden ötürü biz de hem İtalya halkına hem bu Puglia bölgesindeki bütün insanlara ve aynı zamanda bu güzel şehrimizdeki insanlarımızla bizi güzel karşıladıkları için kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizler de aynı zamanda bu temsilcilerimizi, siz gazetecilerimizi, belediye başkanımızı da en kısa zamanda Amasya'ya bekliyoruz. Misafir etmekten şeref duyarız. Teşekkür ediyoruz. Vi ringraziamo moltissimo per la vostra ospitalità, per questa bellissima accoglienza, sia dai parti di tutti gli italiani, ma soprattutto degli abitanti della regione di Puglia e questa piccolissima città pure. E vi aspettiamo tutti quanti, i vostri rappresentanti, anche voi giornalisti, nella nostra città di Amasya. Thank you so much for being here. Thank you. Grazie, questa è l'entrata della casa e stava per finire la notizia. Anche questa e anche questa. Invece noi cosa faremo oggi? Noi prenderemo tutta questa roba che stava per finire nella nostra monnezza, come si chiama? La molfetta si dice pure monnezza, ok? E cercheremo di dargli una seconda vita, ok? Prenderemo questa. Alcune parti di queste cose vanno comunque al riciclo, vanno a alcune parti noi le trasformeremo. Ascoltiamo un po' qualcosa. Allora, come voi vedete qui ci sono questi un bicchiere un po' grande.
bicchiere. Questi sono nuovi, però di solito noi li troviamo già usati. E poi questi capelli. Dalla carta per le costrisce. Vedi, questi sono i capelli. Da dove li abbiamo fatti questi capelli? Abbiamo fatto un altro contenitore, che sarebbe questo? Allora, cosa è successo? Abbiamo tagliato le strisce. Come l'avete fatto? Voi quando farete queste cose a casa, dovete aiutare i genitori. Perché noi vogliamo fare un po' di valore. Secondo me siamo cosa fatti. Sì, ma devo fare una pietra. A voi non glielo. E rimane questo. Invece ce l'ha. Vedi? Rimane arrotolato. Guardate, bellissimo. Poi che cosa succede? Lo attacchiamo qui nell'acqua. E cominciamo a creare il lavoro. Ora noi lo utilizzeremo per far muovere le pale della palma che serviranno per farci girare il vento quando andremo in vacanza nelle località calde. Okay. E allora porterai una palma elettrica con te. Vediamo. Però questa palma come si muoverà? Con una batteria e da questo. Hai perso la tua occasione, allora non lo riuscirai mai più. Gerardo. Ottimo, stropicciano tutto. È vero? Ora facciamo una cosa, proviamo a tirare. Voi ora no, dovete farlo voi ora questo. Sì. Allora, cosa si fa con questo? Allora, bimbi. No, vabbè, ci sta abbandonando un'altra volta, non è giusto. La prossima volta che esce lo facciamo subito. Bimbi, sapete cos'è questo? Per ripetere, quindi è un pannello solare. Cosa fa questo? Allora, questo è. È tipo una caldaia. Ti sei avvicinato. Forza, altre soluzioni. Faccio invece. Bella cattura. C'è del sole e la uso per.
per il gas, per l'acqua fredda va. Ok, hai ragione e anche tu hai ragione, nel senso che ce ne sono di vari tipi, ci sono quelli che hanno l'acqua calda che si riscalda, questo invece fa una cosa molto semplice. Se posto dinanzi al sole che oggi non ci dà la bontà di farsi vedere, ok, produce elettricità, ok? Per cui che cosa succede? Se io, guardate, collego questi filetti. Dopo quando finisce andiamo sulla torre. Mi dispiace, ma guardate, bimbi, magia. Si sono accese le lucine, cioè in questo momento copri il pannello con le mani. Ancora, guarda che finisce. Nascondilo, si è spento. Ora invece si accende. Spento, acceso. Gioco, spento, acceso. Acceso, spento. Sacco vuoto, sacco pieno. Ok? Ora cosa faremo? Cercheremo di alimentare il nostro. Il nostro motorino con il pannelletto solare, ok? Se ci fosse il sole oggi saremmo ancora più fortunati, ma ahimè non possiamo farlo portare. Quindi guardate che cosa può fare. Guardate cosa si può fare da una bottiglia. Questa è la bottiglia che stavate per gettare, ok? E no, è lui. Ce la facciamo noi. Sì, certo, certo. E poi io non devo toccare, non devo vedere. Dai, proviamo? Proviamo a farlo girare. Vediamo che immagino. Facciamo finta che questo sia il sole. Vedi come gira? Sì, il dentista deve andare. Prova, sta girando. Ma che rumore che fa? Attenzione. Ok, quindi dimostrazione. Bravo il pannelletto solare, bravo. Continuiamo a costruire la nostra palma. Ma guarda che ho appena e penneggeremo tutti quanti. Solo adesso bisogna fare le altre palle. Eccolo. Attenzione ragazzi, eccolo qua. Però bisogna farlo. Vogliamo provare con il nostro faro.
potessimo descrivere questo profumo, cosa potremmo dire? È un profumo di rosmarino? È un profumo di rosmarino. Ecco, questo rosmarino era proprio un'isola come questa, un'isola eccezionale, perché avevano le palme che giravano. Tanti sono i posti in cui girano le palme, ma su quest'isola le palme giravano ad energia. Ma perché? È una favola per bambini che deve far ridere, solo i bambini. Si difende la sua vita. Per bere, ma perché perdere? Tante, dicevamo, erano le isole in cui le palme giravano, ma su quest'isola le palme, tutte le volte che c'era il sole, giravano, che era una meraviglia. Ora cosa accade? Ecco, vedete, hanno fatto la palma con il ragnetto vino, però. Che cosa accade? Accade che una volta su quest'isola c'era un re e c'era anche una regina che ai noi non avevano figli. Passeggiando nell'orto, la regina vide una pianta di rosmarino con tante pianticine figlie intorno e disse: «Oh, ma guarda un po' quella lì che pianta di rosmarino, ha tanti figlioli, e io che sono regina non ne ho neanche uno». Dopo un po', come spesso accade, la regina, cari bambini, diventò subito madre. Ma non potete immaginare chi fosse la figlia. La figlia era un rosmarino. Difficile a dirsi, avete mai visto una bimba rosmarino? Come no? Non avete mai ascoltato questa storia? E allora ve la raccontiamo noi. La favola di Rosmarino. E così la mamma la mise in un bel vaso e la raffiava col latte. Venne a trovarli un nipote che era re di Spagna e chiese: «Maestà, zia, ma dimmi un po', che pianta è questa?» La zia gli rispose: «È mia figlia, caro nipote, e l'innaffio col latte 4 volte al giorno». Al nipote questa pianta piaceva tanto che pensò di rapirla. E così, nottetempo, la prese col vaso e la portò sul bastimento. E così comprò capra per il latte e fece levarle ancore. Navigando, mungeva la capra e dava il latte alla pianta di rosmarino 4 volte al giorno. E così, appena sbarcò alla sua città, le fece piantare nel suo giardino. Questo giovane, re di Spagna, aveva una gran passione, sì, perché, come vedete, suonava la chitarra, sapeva anche suonare lo zufolo, l'oboe, il flauto, sempre la chitarra, e perché noi ricicliamo anche la chitarra, naturalmente, con un po' di immaginazione, e soprattutto gli piaceva tanto cantare e danzare. E così, solo suonare, e così suonava la chitarra, e tra le fronde del rosmarino, mentre il nostro bel principe suonava la chitarra, ecco che ad un certo punto apparve la bella e dolce Rosmarino cantando e danzando. La rosa è florese e nel mese maio immantinentemente le chiese, spinto da una grande passione, forza vigorosa e anelito. Signorina, ma da dove venite? Dalla pianta di rosmarino.
La risposta fu secca. Il più grande pollice verde mai avrebbe potuto sperare così tanta bellezza nascere da una pianta di rosmarino. Il rosmarino dove si usa? Si usa per mangiare il pollo, oppure si usa per sentire tra le mani un profumo dolce, ma che potesse mai emanare la bellezza di tanto splendore, no, non si poteva credere. Finita la danza, tornò la bella fanciulla tra le fronde di rosmarino, non si vide più. Da quel giorno il re sbrigava in fretta gli affari dello Stato e andava in giardino con la sua chitarra. Suonava e la bella fanciulla, voilà! E tizio, che te ne mocca? Usciva tra le foglie e insieme ballavano e rispondevano tenendosi fermati. Ma sul più bello, dan 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 dan, suonarono questa volta i cannoni della guerra. Il giovane principe dovette lasciare la chitarra. Qui ci verrebbe così il soccorso di Gianni Morano, ma lasciamo perdere. E così il giovane principe, armato come un buon italiano di baionetta, andò e partì per la sua guerra. Cari bambini, la guerra è una cosa brutta, terribile, che non si può riciclare, assolutamente. Si sentivano da lontano gli scoppi delle granate. Scupa! In guerra non si dicono le parole belle, si dicono le cattive parole, del tipo... Una cosa indicibile. E così il buon principe chiamò il giardiniere e gli disse che la pianta di rosmarino andava innaffiata con il latte 4 volte al giorno. L'avete capito, bambini? Quante volte al giorno? 4 volte al giorno. Ecco, sì, benissimo. E gli disse: attenzione, giardiniere, se quando torno io trovo la pianta di rosmarino avvizzita... Sapete che significa avvizzita? Che significa? Vieni qua, come ti chiami? Fate un applauso, Francesco. Fammi la faccia dell'avvizzito. Fatti vedere, un avvizzito. Conosci un amico avvizzito? Dai, su, forza, una faccia. Vedi, è facilissimo, basta. Bravo. E poi sgorgati un po'. Questa è la faccia del... Brava, Francesca, brava, brava, sì, puoi tornare. E insomma gli disse: guarda, se quando torno non l'avrai innaffiata quante volte al giorno? 4 volte al giorno. E mi trovo la pianta di rosmarino. Poveri voi. Povero te, disse il giardiniere. Il giardiniere cosa poté rispondergli? Ovviamente, è obbligato, certo. Va bene, la innaffierò 4 volte al giorno. E così il bel principe se ne va. Quanta bella l'aria, voi quanta bella l'aria, l'aria dell'umano, non me lo dice a cuore, non me lo dice a cuore, voi de partire.
la malinconia. La malinconia sapeva del fruscio di una busta di patatine mentre si racconta una storia. La malinconia è un sentimento terribile, orribile. Magari i bambini e i bambini non sapete, non sapete quello che accadde. Dovete sapere che il principe aveva tre sorelle, tre. Voglio qui tre bambine che vogliono fare le tre sorelle. Su, forza. Prego, vieni, piccola. Sì, voi due. Benissimo. Le tre sorelle avevano capito di che cosa soffrisse il loro fratello, il principe. E vedendo Rosmarina così bella, dolce, cominciarono a farsi dei cattivi pensieri. Ne erano invidiose. Sapete che cos'è questo sentimento? Sì. Come si può dire? Che sentimento è? Non erano contente. Fate la faccia delle invidiose, fate la faccia. La fanno benissimo, incredibile. Ma così piccole, già le donne sono una cosa incredibile. Ma siete bravissime. Sì, forza. E avevano anche capito che tutte le volte che il principe suonava per... Fammi sentire, Pantaleone. Sorgeva come dalle nubi la bella principessa Rosmarino. E così le sorelle meditarono un piano incredibilmente cattivo. Si dissero: e così si andarono a sedere. Prego, andatevi a sedere, grazie bambini. E presero la chitarra, e siccome sapevano suonare anche loro, rifecero quei tre ritorni così mordaci, ma così sinistri. Rosmarino venne fuori e così la più grande delle tre sorelle prese una mazza e cominciò a bastonarla di santa ragione. Sta disgraziata, venuta la mia arma, lascia venire. Invece sono più bella, pur tu sei più bella, nonostante quella barba catina. No, questo fatto è caduto realmente. Quando arrivò il giardiniere, cari bambini, e trovò Rosmarino così avvizzita, con le foglie tutte giù, disse: oh, povero me, come faccio quando viene il re? E così corse a casa dalla moglie e gli disse: addio moglie, devo scappare, innaffia tu il Rosmarino con il latte. E così fuggì. Il giardiniere camminò per la campagna, era in un bosco quando venne sera, e per paura delle bestie feroci s'arrampicò su di un albero, e a mezzanotte sotto quell'albero si dettero appuntamento. Non potete immaginarlo. Si dettero appuntamento un orco maschio. Aveva uno strano occhio sulla testa. Poteva somigliare ad un ciclope. Era un occhio quasi un bernoccolo. Ah, non aveva le altre due occhi, altrimenti questo sarebbe stato l'occhio della sapienza. No, ne aveva uno solo terribile. E la cosa più assurda, vieni piccolo, come ti chiami? Vieni, sii protagonista anche tu. Vieni, come ti chiami? Enrico, vieni, ti faccio fare una cosa per uomini veri. Se mai dovessi non sentire più l'ossigeno, fammi sapere. Abbiamo portato al cimitero l'altro giorno un altro bambino, ma non ti preoccupare, accade raramente. E così l'orco, quando parlava intanto in uno strano modo. Tutte le volte che parlava faceva, si accendeva quest'occhio. Oh, perché? Perché sa?
Orche! Orchessa! Si accende? Sì. Oh, che meraviglia! Ci sei? Sì. Orchessa! E manca l'orchessa, un'orchessa! Chi vuole venire? Vieni, cucciolo, vieni. Come ti chiami? Silvia, una bella ragazza. Ah, e c'era, vabbè, questo non è proprio quello che ti volevo dare. Ecco, benissimo, sì sì. E quindi le disse: ma tu lo sai quello che è successo alla reginella Rosmarino? E lei gli rispose: no, non so niente, non voglio sentire. E invece io te la voglio dire. Non voglio sentire. Te la voglio dire. Non voglio sentire. Questo capita tutte le sere in qualsiasi casa d'Italia. E allora tu dico: non voglio sentire, ho già detto. È vero, eh? Siete sposati? No. Per salvare Rosmarino bisogna andare sulla cima della montagna a Sant'Agata, mi raccomando, cogliere 3 petali di rose, 3 ciclamini e anche la scorza della mia testa. Ma con la scorza della tua testa non si può fare granché. Insomma, siete stati meravigliosi. Bravi ragazzi, un applauso. Insomma, cari bambini, il giardiniere, che ebbe sentito tutto, subito, correndo, in fretta, più veloce della fretta, e andò prima verso Foggia, Canosa, Candela, dovete pagare anche l'autostrada, e poi prese i petali di rosa e i petali di ciclamini e anche la scorza della testa, perché ebbe sgozzato la testa dell'orco, perché aveva sentito l'orchessa. E così, prima che arrivasse il principe, ritornò da Rosmarino, sì, mise tutto in una poltiglia e mischiò tutto quanto, e lentamente cominciò a versare nella piantina questo liquido. Il liquido pian piano cominciò ad entrare nella profondità di Rosmarino, e piano piano quella pianta, che era tutta avvizzita, cominciò a muovere la prima foglia, poi la seconda, poi il petalo, e poi cominciò a diffondere il polline odoroso, profumato, in tutto l'ambiente. Oh, Rosmarino era nuovamente tra noi. Il re tornò dalla guerra e per prima cosa va in giardino con la sua chitarra. Suona le prime 3 note, le seconde 3 note, le terze 3 note. Ma sì, aveva voglia anche di fischiare. Si avvicina lemme lemme a Rosmarino, che trova tutto avvizzito, senza più una foglia. Furente come una belva, corse dal giardiniere e gli disse: sarai decapitato questa sera stessa! Maestà, si calmi! Entri un momento in casa e le faccio vedere una bella cosa. Bella cosa un corno! Sarai decapitato questa sera stessa dalla tua testa! Ma entri soltanto un attimo, poi mi faccia quel che vuoi. Il re entrò e trovò Rosmarina prima coricata, poi voltata, perché era ancora convalescente. Alzò il capo e gli disse, con degli occhi lucciconi: le tue sorelle mi hanno battuto. E il povero giardiniere mi ha salvato la vita. Oh, bambini, il re era pieno di felicità per aver ritrovato Rosmarina, pieno d'odio per le sorelle, pieno di riconoscenza per il giardiniere. Appena la ragazza si fu ristabilita, volle sposarla e scrisse al re suo zio che Rosmarino da lui rapito era diventato una giovane e bella ragazza. E così il re e la regina non poterono far altro che acconsentire
alle nozze che avevano reso felice tutta la contea. E la loro vita, che fu molto alternativa, devo dire, durò per sempre, tanto che la storia è giunta fin qui. Per la creazione